Platepussole, ma amore, ma che meraviglia quando entrano questi raggi di sole nella nostra camera. Camera, casa, come state? Spero tutto bene. Qua è proprio tutto bellissimo, guardate che roba. Oggi, tra l'altro, quanto mi fa ancora strano vedermi con questi capelli lunghi, meravigliosi, bellissimi. Oggi facciamo questo video che apriamo questa cosa bellissima per i nostri gattoni. Volevo farlo tra qualche giorno, ma è arrivato il momento di farlo. Adesso vi spiego il perché. Se mi seguite su Instagram, saprete che i gattoni hanno aperto mesi fa un'attività, ovvero il baracchino del pesce. Si davano i turni. Adesso vi faccio vedere tutte le storie che vi spiegano meglio. Quindi eccole qui. Si sono fatti talmente tanti soldi col fish bar che si sono comprati una villa. Ehi, signor Salem, come va la vita nella villa? Ma nessuno va a lavorare. Ah, ecco, sta arrivando il dipendente, vai a lavorare. E poi si è unito al baracchino del pesce anche la villetta. La villetta però purtroppo abbiamo visto che oggi che è in fase di ristrutturazione. Il baracchino del pesce purtroppo è già stato abbattuto poiché ha avuto un crollo gigante dal tetto. Adesso vi faccio vedere la villa in che stato è. Un attimino che chiamo le persone dei lavori. Signore? Signore, addetto ai lavori? Sono capo cantiere. Capo cantiere, a che punto è la villa? Perché c'è stato un problema, vero? Purtroppo devo dare il triste annuncio che la villa dei gatti non sarà ha subito dei danni strutturali. Sì? Vi posso far vedere e non potrà essere riutilizzata. Come no? No, non ha più i pezzi. No, ma praticamente gattoni! Praticamente è stata usata come un tiragraffi, quindi non esistono più. Hai già il fondo, l'abbiamo dovuto fare sparire. In realtà era un tiragraffi questo. È diventato... E quindi cosa facciamo adesso? Tuttavia, le sorprese non sono finite. Perché la tua moglie che cosa ha fatto? Quando va via una cianfrusaglia ne arrivano altre quattro. No, solo due. Ah, due? Solo due. Vieni allora. E io non so cosa sono, però immagino... No, allora... Ma no, sono... immagino l'utilità comunque. No, fidati. Sì, sì, sì. Che sono due cose che per i gattoni sono molto importanti. Perché guarda come sono tristi. Da quando molto il loro triste. Baracchino è deceduto perché il leone ha rotto il tetto. Adesso vieni, amore, vieni. Devi sapere che quando settimana scorsa è arrivato uno scatolone e tu mi hai messo in camera. Ah, quello è? Questo. Ok. È una nuova cosa molto importante. Sì, sì, è utile, aggiungerei. Super utile. Ok. Lo faccio vedere per così, altrimenti vedono l'indirizzo dove abitiamo. Okay. In che stagione siamo? Autunno-inverno. Ok, quindi di solito lo script dei gatti. No, d'inverno. Sì. Tipo una famiglia, che cosa piace fare? Passare del tempo insieme, sì, per dove? Accrescere in casa. Ok, ma se possono andare a fare una vacanza d'inverno? La settimana bianca. E quindi che champagne. La baita. Una bella baita. Beh, con questo mi sentirò a casa. Una bella baita della montagna, gattoni. Oh mio Dio, la baita della montagna. Che scendano le tapparelle! C'è troppa luce in c'è troppa luce dentro la stanza! Allora, oh mio Dio papà, ma anche questa qua è proprio come la villa! Wow! Oh mio Dio! Allora... Ecco, questo è quello che c'era nel fondo della villa che abbiamo dovuto ma buttare. Ma perché è veramente un tiragraffi? È un tiragraffi, sì. Allora, qua ci sono delle cose di plastica, amore. È diverso il montaggio. Bimbo, non sono da mangiare. Ah, ma questa è molto più semplice, dice. Allora, controlliamo, qua dentro non c'è più niente. Quello è il fondo. Questo è il fondo perché i gatti in questo fondo qua, se avete problemi che i gatti si fanno le unghie, o comprate un bel divano di finta pelle come l'abbiamo presa noi, oppure riempite la casa di tutte queste cose. Quindi, come si fa, amore? Bisogna fare il tetto per così. Certo. Giusto? E fin qui ci siamo. Ah, ma questo è super easy. L'installazione dice di fare questa cosa. Quindi dammi un dietro, amore. Cosa? Un dietro. Cos'è un dietro? Un dietro. Allora, uno c'ha la vite e l'altro c'ha il buchino, vedi? Sì, ce l'ho. Allora, adesso quindi devo avvitare. Mi raccomando la lingua di fuori se dovete anche voi fare questo lavoro. Allora, non è facile. Ci abbiamo già un acquirente pronto per affittare la villa. Lui vuole affittare lo chalet in montagna? Eh sì. Ok, adesso partirà un timelapse. Può fare la musica? Ok, abbiamo montato la prima parte. E il secondo acquirente voleva già farsi le unghie. No, sta facendo un sopralluogo. Bisogna mettere qui dentro, aiutami amore. Sì. Qui dentro, esatto. Ed agganciarlo. Ah, fuori, va messo fuori. Ed agganciarlo così. Siete pronti a vedere
il nuovo chalet della montagna. Mamma, spostati bimbo, che loro devono vedere. Lui è il collaudatore. Collaudatore, spostati. Gattoni, Leo. Vieni, amore. Oh mio Dio, quanto gli piace lo chalet. È tutto per Leo. Wow, Leo. Ti piace troppo. E non è finita qui la sorpresa, amore. Lui si sta bevendo un VOV nella baita. Si beve un VOV. Un bombardino. Attenzione. Attenzione. Le sorprese non sono finite. Allora, oltre ai gatti e al cane, noi in questa casa, amore, che animale abbiamo avuto? Le papere. E quindi cosa potrà essere? Un pollaio. Tu dici un pollaio. Non lo so, un'incubatrice. Un'incubatrice qui dentro. Di carta sempre. Vado, Vediamo. È uscito lui, ok. Sai perché? Attenzione. Perché è andato nel... Wow, ancora più bella quella baita. Teniamoci forte. Fortissimo. Questo è una zampa, una papera. Cos'è? Non sto capendo. Adesso lo vedrai. È bellissimo! Tarà! Un paperotto! Una casa paperotto! Scatolotto paperotto! Bello scatolotto paperotto! Bello. Guarda qua le istruzioni. Praticamente. Collaudatore. Devo aprirlo. Perfetto. Incastro il fondo. Allora, prima... Esatto. No? Prima quello di là. Ok, vai. I due di lato e poi quello di sopra. Ok. Aspetta, cosa hai fatto? Esatto. Poi fatto. Ci metti dentro il fondo, dice. Perché, oddio, qua c'è l'erba gatta, ma noi non la mettiamo, no, l'erba già gatta. Già così impazziscono. Questa qua è l'erba che li fa impazzire. Poi vi facciamo vedere a fine video cosa succede. Poi passiamo all'aspirapolvere. Quindi mettiamo la base, poi... Dove vanno le scarpe? Chiudi di sopra. Guarda il costruttore che sta già facendo le unghie. Sono un altro collaudo, esatto. Un altro collaudo. Poi quello di là? Ah, non c'è. Non c'è. Ok, allora chiudi. Chiudo così. Okay. Questo era molto più facile. Ok, ci siamo. Scatolotto paperotto. E con questi troverai del bioadesivo che ti basta togliere, le appiccichi di davanti, è finito. Allora, aspetta, devo aprire il becco, tirare fuori. Oddio, quanto è bello! Lui sta collaudando il pavimento, Attacchiamo la prima zampa. Scusa, devo controllare un attimo qua Buzz, com'è la situazione? Com'è la situa Buzz? Com'è Buzz? È Buzz. Ma scusa, come fanno a entrare in uno scatolotto paperotto? Dal becco. Leone, vieni a provare! Ma lui gli piacciono troppo queste lui cose. Lui le scatole le adora. Le adora. Ma che belli questi scatolotti paperotti. Sapete che tipo? Noi conosciamo i nostri gatti. Impazziscono, staranno tutto il tempo dentro queste cose qui. Ma che bello scatolotto paperotto. Basta. E per loro è così. Adesso amore voglio fargli vedere cosa succede con l'erba gatta. Oh mamma. La pappa. Cosa c'è qui? Raga, non so se siete pronti, Diventano tutti pazzi. Diventano pazzi. Pugi! Guardate qua cosa c'è. Qua? Qua sale! Pugi! Aspetta che Pugi sta collaudando la casa. Qua dai, venite a far vedere l'erba gatta cos'è. Che buona l'erba gatta! Oh mio Dio! Qui sta per delante! Non puoi mangiarla, è per i gatti! È impazzito! Perché è pazzo, mi ha detto l'erba gatta e loro mi fa questa roba. Ma no! Mia, fammi sniffare tutta questa erba gatta. E poi tu! Pugi! No, raga, per tutte le male. Basta, cosa c'è? Mi fa troppo ridere. Pugi, questa qua? Ehi, cosa, ma cosa vuoi da me? Niente, adesso appena arriverà. Basta, cosa succede? Perché praticamente questa qua è un'erba che un po' li sballa, ma è una roba tutta naturale, cioè a loro va bene, non è che lo stiamo facendo una roba cattiva. Anzi, noi abbiamo visto che anche le tigri in natura fanno praticamente la stessa cosa. Dai, ma guarda, adesso dobbiamo aspirarlo con l'aspirapolvere. Sai che non ho mai provato con Mirta? Vediamo cosa fa Mirta. Anche Salem sta impazzendo. Vediamo se Mirta gli piace qua, Mirta. Sal, Buzz, ma... Buzz è impazzito totale. Si sta leccando la coda. Cosa fa? Ma cosa fa quel Buzz? Allora, adesso anche Mirta se la mangia. Vediamo se anche lei avrà atteggiamenti strani. Comunque, se vi interessa, si chiama Catnip. Nip non è pisolino? Non è proprio per niente un pisolino. Dai, Mirta, dai anche tu il meglio di te.
In realtà il meglio di sé lo dà Fujiko, ma non vuole uscire dalla sua casa. Niente, Basso è totalmente impazzito. Ubi, vuoi provare l'erba? Niente, Basso è praticamente il Pablo Escobar dell'erbagatta lui. Mi fa morire. Fuji, vieni a provarla, dai. Ehi, Escobar, via. Niente, Basso non dà la... Ecco che se, guarda, si è messa anche lei. È impazzita anche la Mirta. Abbiamo perso anche la Mirta. Non fa mai una roba del genere. Mirta, ma ti sembra in mezzo a tutti così di fare? Niente ragazzi, se prendete anche voi l'erba gatta. Cosa fanno sti gatti? Ma sono tutti pazzi. Fatemi sapere come reagiscono i vostri gatti. Detto questo, come vi ho detto, faremo contenuti un po' generici con anche queste cose qua, un po' di festa, un po' casalinghe. I miei gatti ubriachi vi mandano un bacio grandissimo. Ci vediamo. Cosa sta per fare questo? E ci vediamo domani, dopodomani, non lo so, con il prossimo video. Ciao! Sono pazzi, amore. Quale sale? E si è messo nel carro pavimento!